Sono 47, Cesare, si punta al 50 e anche più. No, obiettivo, poniamoci obiettivi realistici. 50 ormai è diventata una condizio sine qua non perché tutto vada, perché io mi senta veramente realizzato. 50 è un bel numero, fermo restando che poi non so se effettivamente sarà così, no? Perché come si dice, poniamoci un obiettivo alla volta. 50 mi sta bene come obiettivo e credo che tutti ci sentiremmo veramente realizzati di aver raggiunto una cifra così importante, fermo restando le difficoltà che incontriamo, che sono proporzionali all'impegno che ci mettiamo. Cioè, noi veramente ogni anno pensiamo di avere un'edizione tranquilla, così, mentre succede sempre qualcosa. Quest'anno, dico, è stato un errore nostro di organizzazione, però la festa di Madonna è caduta altissima. Il 20, il 22 ancora ci sono le bancarelle davanti al palazzetto e questo ci rende veramente scomodo raggiungerlo e ci siamo spostati, grazie alla disponibilità anche di Gigi Di Bernardo e della Vis, ci siamo spostati al Botteghelle, che è un campo veramente, sta ritornando agli antichi fasti, perché oggi l'ho visto, hanno sistemato un'altra tribunetta, lo stanno. Certo, avere 6.000 spettatori, 4.500 come una volta sarebbe un sogno, ma ci riserviamo per la 50ª edizione. Cesare, come hai detto tu, ogni edizione sorge sempre un problema, tante difficoltà. Quest'anno comunque un'edizione un po' più snella, avremo l'Orlandina, dove ci sono i fratelli Laganà, Costa d'Orlando che bene o male penso che la conosci, c'è qualcuno, vagamente mi ricordo ci sia qualcuno che conosci bene nello staff, e la Fortitudo Agrigento. 100 per una piccola problematica non è riuscito a venire, però come detto ci riserviamo per la 50ª, ma anche prima si spera. Anche prima sicuramente, io devo essere sincero, ci tenevo ad avere 100, anche perché 100 ha quattro elementi che erano nella viola l'anno scorso. Io l'anno scorso ho avuto il piacere di essere dirigente della viola, ho fatto il direttore, ho fatto di tutto praticamente. E sai, nelle difficoltà uno ci si stringe di più e si fa più amicizia. Continuo ad avere un grande, bellissimo rapporto con Mecacci, con Paesano, con Alessandri e con Fallucca soprattutto. E averli qua sarebbe stato sarebbero stati loro la squadra di casa, paradossalmente, soltanto che poi ci siamo resi conto che avere 100 al torneo era una spesa che in questo momento il nostro comitato organizzatore non poteva sostenere, perché al di là del biglietto d'andata e ritorno aereo, perché da Bologna arrivare a Reggio devi fare per forza scalo a Roma, poi sarebbero dovuti dormire 3 notti, quindi insomma veniva a costare un po' tanto e abbiamo deciso di posticipare questa venuta. Però devo essere sincero, le due squadre di A2 che vengono, Agrigento e l'Orlandina Basket, sono due squadre tutte e due bene attrezzate. L'anno scorso l'Orlandina ha fatto un campo spettacolare, un campionato spettacolare. Diciamo che aveva Trevor Trish, che era stato il miglior giocatore dell'A2 di tutti i tempi. Però anche quest'anno loro hanno il grande Sindoni, che riesce a trovare giocatori veramente in maniera inspiegabile. L'anno scorso ha trovato quell'altro che non ricordo come si chiama adesso, Trapani. Ha trovato Trapani, che allenava le giovanili del Celtic, che è venuto questo a giocare, hanno fatto un bel campionato. Peccato che Trevor Trish si sia infortunato nell'ultima serie, che è stata quella decisiva. Mentre Christian Maier, che è il general manager di Agrigento, non c'è neanche bisogno che lo inviti, perché mi chiama e mi dice: guarda che vogliamo venire a Sant'Ambrogio. Vengono, si trovano benissimo, altrimenti non sarebbero tornati. E tra l'altro Ciccio Enza, che è il presidente di Capo d'Orlando, dell'Orlandina, mi ha anche dato una mano per riuscire a portare a Reggio Gigi La Monica. Gigi La Monica è l'arbitro. Quando uno dice il miglior arbitro d'Europa,
Gigi LaMonica è veramente una persona di una umiltà e di un... cioè io l'ho chiamato e ho detto guardi dottor LaMonica, dice dottor LaMonica che io sono Gigi LaMonica, gli amici dei miei amici sono amici miei. E ha accettato con gioia e domenica sarà qui a ritirare questo premio speciale Sant'Ambrogio che noi abbiamo cominciato a dare dal 2006. Ultima, Costa d'Orlando. Costa d'Orlando, come hai detto tu, per la prima volta, dopo tantissimo tempo, perché in tempi remotissimi anche noi abbiamo partecipato come giocatori quando giocavamo nella Viola. Tu pensa che il primo torneo che è stato vinto dalla Viola, il miglior realizzatore è stato mio fratello Franco, che purtroppo, come sai, a novembre è scomparso. E quindi, dopo tantissimo tempo, siamo riusciti ad avere un Sant'Ambrogio in panchina. Non avrà un ruolo primario, però già l'importante è esserci. Infatti, loro si sono, come si dice, impadroniti dell'appellativo di squadra di casa, cosa che mi fa piacere da una parte, dall'altra mi lascia un po' così, però dai, va bene così. Cesare, che dire? Ci vediamo venerdì, sabato e domenica e in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie a tutti, ciao.